Buonasera, TG Web, oggi è lunedì 16 maggio Buonasera Pietro. e quindi cominciamo con le piccole notizie che però fanno grande il mondo. Cominciamo la notizia nazionale perché chi ha messo benzina sabato e domenica forse neanche se ne è accorto, però 2 centesimi in più al litro. Ha iniziato, qual è la compagnia che ha iniziato? Kuwait, e poi piano piano le altre si adeguano subito. Questo in un momento comunque il petrolio è in calo. Beh, paghiamo ancora. Tanto per dire che non c'entra nulla se c'è la guerra, non c'è la No, guerra. assolutamente. Se hanno deciso di aumentare, aumentano. Sono un po' più restii e stilici, dico io, per usare un termine giusto, quando invece cala giù tutto e non si diminuisce il Certo. prezzo. Per cui non è legato a un fattore di mercato, è legato a altri fattori a noi sconosciuti. Così come se staremo a vedere quello che succederà a ottobre, poi passiamo ai fatti nostri. Però già ci dicono che per darci qualche miliarduccio in più di euro per la spesa pubblica, ci stanno già dicendo che l'IVA aumenterà dall'anno prossimo. Beh, tanto perché è bassa, quindi Appunto, questo aumentiamo. tanto per capire le varie mosse. Allora, quello che ci riguardava invece, la prima cosa, quella che ieri mattina noi siamo stati prima a fare le fotonotizie, grande puzza che sembrava non si sa che Sabato cos'era, mattina, perché sabato mattina, se no non eravamo stati prima. certo. Grande puzza al lungomare, una marea di pescetti morti, e comunque c'è chi come Cosimi che dice che questa moria di pesci è ciclica, per cui sarebbe il caso di monitorare e di intervenire. Questa si collega a quello che è successo con la forza di Infatti, lavaggio della caldaia. poi mi hai anticipato tu dicendo che sì, probabilmente io non sono un biologo, quindi non so quali potrebbero Neanche essere le noi. motivazioni di queste morie, se effettivamente sono state cicliche, anche se ricordo insomma che non è la prima volta che si No, assiste perché a questa situazione, però io credo che quello che è accaduto nelle ultime settimane sia un po' straordinario nel vero senso della parola, perché non dimentichiamoci quello che è successo in zona La Frasca, quindi probabilmente poi quello che è stato buttato in mare si è spostato con le correnti verso la zona centrale di Civitavecchia e qui si spiega la moria di pesci. Io non oso immaginare cosa possa esserci nell'acqua, perché per morire tutti questi pesci sicuramente non ci hanno gettato il bicarbonato. Quindi vedremo un po'. Quello che spero è che chi sta Io volevo indagando. sfatare la cosa, ecco, intanto che chi è competente indaghi e il comune faccia Certo. qualcosa per fare indagare, perché quella con specchio di mare tra breve, se ci sarà interesse con questo bando per l'assegnazione delle spiagge, poi qualcuno si bagnerà pure da quelle parti. Certo. Quindi la prima cosa, capiamo effettivamente cosa c'è. Seconda cosa, tutto quello che si sente in giro, ma sa, il mare mosso, ma il mare mosso c'è sempre stato, le morie dei pesci no. Sono solo dal No, 98 che quindi avvengono. probabilmente qualcosa nell'acqua c'è da qualche giorno, si sta spostando verso sud È anche del o passato, quindi verso certo. le correnti. Speriamo insomma che chi di dovere riesca a trovare i colpevoli il prima possibile, anche perché insomma non è certamente una cosa Sì, bella per e mettere un l'ecosistema punto fermo, così come questo nostro marino. litorale interno alla città. È balneabile, è tutto balneabile, non è balneabile. Abbiamo delle analisi, perché poi parte il caldo, oggi è il primo giorno, insomma, Sì. che c'è ancora vento, però fa caldo, magari sabato e domenica c'è tempo bello, tutti coi piedi a mollo, ma l'acqua come sarà? Le fogne stanno a posto, i depuratori qui davanti stanno a posto, perché ogni volta che uno apre una stagione bisognerebbe fare tutte le prove, no? Certo. E quindi qui sono state provate queste cose, abbiamo un test, sappiamo. Cioè, avremo quello dell'anno scorso, possiamo fare una comparazione. È migliorata la qualità dell'acqua del mare o non è migliorata? Oppure aspettiamo che qualcuno ci rimane dentro e poi vediamo se facciamo le analisi. Perché un'amministrazione, almeno il parametro dell'anno scorso, che adesso fa 2 anni, quindi almeno il parametro dell'anno scorso dovrebbe averlo. Certo. Detto questo, Serataccia, per
per un addio al celibato, al ghetto, via Toti. È costato caro. So, sì, ma quello che a me fa specie salta all'occhio, che sono due 45enni, non stiamo a parlare di due 16enni che hanno alzato il gomito, cioè due 45enni che vanno a fare l'addio al celibato, va bene, che vuoi fare la serata pazza, va bene, ma che ti imbriachi non va bene, cioè nel senso non è possibile. No, poi io ho letto su... alcuni siti telematici, cioè, insomma, il tasso alcolemico 203 237, insomma, anche parecchio. Se 0,5 ricordiamo che è il massimo, cioè, quindi stiamo parlando di 4-5 volte di più. Non so quanti sgruppini si possono essere fatti. Si saranno bevute, insomma. Però al di là di tutto, l'importante è che la vicenda sembrerebbe che si sia risolta. Sì, però io contesto il fattore dell'età. Certo. Un bambino che ruba la marmellata va bene, o ruba uno di 45 anni non va bene. Cioè, quindi se un ragazzetto di 18 anni non capisce qual è il limite, una volta ci può stare, detto, la seconda no, ma uno a 45 anni che ancora lo fa. Ma più che altro mi dirai che vige comunque, se non ricordo male, c'è un'ordinanza che per la somministrazione di bevande alcoliche ci sia un limite. Poi vedremo, dopo le 7 non si può neanche fare, quindi quanta roba ti sei bevuta prima, oppure l'hanno venduta. Io adesso non so qual è, sinceramente non la ricordo, l'ordinanza che vieta la somministrazione di alcol dopo una certa ora, però chissà, c'è stato un intervento, quindi probabilmente le forze dell'ordine anche su quello verrà fatta luce. Ovviamente si è creato poi. Speriamo in tempi brevi. In tempi brevi si è creato ovviamente il solito cavannello di persone, che è diventata poi l'attrazione della serata. La favola della serata. Allora, manifestazione del CUCI, che sarebbe poi il Comitato Uniti contro l'Inceneritore, che diamo anche una spiegazione, tutti questi titoli, il CUCI, CUCI non sa che è, invece è il Comitato contro l'Inceneritore. C'è stata una grande manifestazione a Firenze. 20.000 persone in giro in piazza, e c'era anche la rappresentanza di Civitavecchia. Quindi è stato portato all'attenzione nazionale ancora di più un problema che sta investendo questo territorio. Lo slogan era mamme no inceneritore. Tanto per cambiare, speriamo che da Roma, ripetiamo, i palazzi della politica romana per la prima volta forse nella storia di Civitavecchia pongano un freno all'ennesima monnezza in arrivo nel territorio, perché insomma già ce ne abbiamo abbastanza, tanta. E ricordiamolo sempre, con risultati purtroppo dal punto di vista sanitario che tutti sappiamo e che ne contiamo i danni, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no. E a proposito di monnezza, c'è l'ENA che fa marcia indietro sul trasporto del calcare e sembra che ci siano lavori e nuovi impianti per i rifiuti. Questa è una nota che è arrivata da Palazzo del Pincio questa mattina. Vedremo quello che... I rifiuti, l'emergenza rifiuti, che si era detto appunto tramite anche Tidei, che entro 30 giugno poi la questione di Fosso Crepacuore sarebbe stata chiusa, e quindi poi, se fosse così, sarebbe veramente un problema, mentre l'EN sta tornando indietro sulla decisione di portare tutto via gomma, il trasporto del calcare dalla centrale, per non far problematiche col via le altre notizie, però resta sempre il problema. La sostanza che l'inquinamento c'è sempre, quindi io questa grande vittoria. Lo portano via mare, questa grande vittoria annunciata. Lo portano a piedi, resta il fatto che calcare da lì deve andare via. Quindi, cioè, da Palazzo del Pincio, questa grande vittoria, sinceramente, una centrale che inquina tutte le sere. Basta svegliarsi alle 2 di notte e guardare lato nord, e quindi la situazione non è cambiata. La differenza sul lato sud. Quindi queste grandi vittorie, sinceramente, sono quelle cosiddette vittorie di Pirro. Queste sono le vittorie di Emanuele. Ho fatto grandi proclami, però alla fine il calcare rimane. Allora, due interventi per i pompieri: una per il grande successo di Pompieropoli, oltre 1700 bimbi all'Oliveti. Abbiamo fatto filmati e interviste anche noi. Beh, una bella iniziativa. Bella iniziativa. E poi invece al porto un trattore è andato in fiamme, e quindi diciamo che nonostante intervento sul campo dei vigili del fuoco, come sempre, ovviamente anche la capitaneria di porto è intervenuta, però diciamo che i vigili vogliamo esaltare ancora di più che H24, di qualunque giorno, notte o freddo o caldo che ci sia, rispondono
E con personale alle chiamate piacere che ha ridotto no, all'osso di più, più, di più, di più. Queste sono un po'. Poi abbiamo anche la politica, questo visto che non è presa in considerazione. No, perché siamo sempre solite. Insomma, continua la polemica tra PD e 5 certo, Stelle sui 121 comuni, quell'altro finanziamenti 5 comunali. Stelle hanno detto pensate a voi, loro stanno ribattendo. Resta il problema che ma possiamo pensare come vi pare, cioè, sapete come la pensiamo noi. Il problema qual è? Che se c'è un bando regionale per affidare dei fondi e Civitavecchia non compare, il problema non può essere di un altro, il problema è di chi non sta attento a queste cose. Quindi sia il sindaco, sia l'assessore alle finanze, sia quello alla pubblica istruzione, di qualunque genere è il bando. Se 121 comuni hanno partecipato e Civitavecchia non c'è, stiamo parlando solo del Lazio, no? Degli 8.000 d'Italia. Quindi presumo che la problematica sia degli amministratori di Civitavecchia. Poi se lo dice Di Deo, lo dice un altro, questi sono numeri, e i numeri, come si diceva Totò, la matematica non è un'opinione, per cui questo credo il che dato di fatto sta lì, il bando sta lì, chi vuole se lo legga, poi se non abbiamo partecipato come Civitavecchia, perché quel giorno ci avevamo tutti in mal di pancia, questo è un altro problema, ma resta il fatto che nessuno se ne è accorto e che ovviamente in questo caso il PD che sta all'opposizione fa le pulci a tutto quello che può avvenire. Beh, come accadeva fino a tre parte, anni fa, insomma, da diversi esponenti che fanno parte dell'amministrazione comunale attuale. Per il resto, vogliamo ricordare che oggi è 16 maggio, che quindi ancora 15 giorni di sofferenza per l'acqua, perché poi entro maggio sarà tutto a posto. Pure il mercato. Il mercato già parliamo di giugno, e poi già le voci che i pesciaroli, detto proprio come li chiamano, da lì non si spostano, non so per quale altro problema, non abbiamo approfondito. Probabilmente perché ci saranno problemi nella struttura quella nuova, certo, questo c'è da immaginare, ovvio, no? Questo sembra ovvio, poi anche lì bisogna vedere di chi è la colpa. Il 12 giugno festeggeremo i 24 mesi di governo a 5 Stelle, con tutti i pro e i contro di questa situazione. E per quanto riguarda, accenniamo brevemente allo sport, c'è la terza squadra femminile che va in Serie A, che è la Pallamano. La pallanuoto Serie 1 si è guadagnata il secondo posto assoluto dei playoff, quindi almeno la semifinale la fa a casa, eventualmente gara 3, se mai ci arriverà, perché l'anno scorso ci siamo arrivati. E poi le piccole cose sportive, il trofeo primo torneo Gagliardini, che ha visto la vittoria della Roma, ma soprattutto grande festa di sport e tre defibrillatori assegnati a altrettante associazioni sportive dilettantistiche, proprio per cercare di prevenire eventuali tragici incidenti come quello che... Purtroppo spesso è un tema che non viene toccato in diversi, non dico solo Civitavecchia, ma a livello dilettantistico, a livello nazionale insomma, la dotazione dei defibrillatori purtroppo è una mancanza non indifferente. Una bella iniziativa, insomma, un modo per ricordare Flavio Gagliardini, ce ne saranno tante nel corso dei prossimi mesi, anche perché questa associazione sta portando avanti poi una battaglia che è una battaglia soprattutto di cultura sportiva. Certo. Va dato plauso, insomma. C'è grande solidarietà a livello proprio sportivo, anche a livello nazionale. Tanti sportivi hanno firmato, hanno sottoscritto, hanno aderito alla sottoscrizione, si sono fatti fotografare con la maglietta dedicata alla situazione di Flavio, insomma si è mosso un bel volano e che dovrebbe poi dare seguito a tante iniziative, a tanti interventi. Intanto più di 100 bambini hanno giocato per 3 giorni sui campi del DLF, poi chi ha vinto, chi ha perso, mi sembra che ha vinto la Roma, ma ci interessa poco. L'importante è che si siano divertiti e che da oggi il messaggio poi che da oggi tre nuove realtà sportive cittadine hanno un defibrillatore, quindi tre piccole entità cittadine hanno questa opportunità. Poi rimane che il rugby non ha giocato e altre situazioni che le vedremo con l'approfondimento sportivo di Giovanni Pimpinelli che segue. Noi possiamo solo dire che io guarda per chiudere scusami, c'è il San Pio. Ma hai anticipato tu, insomma, è prima categoria, però insomma è una bella soddisfazione per la società, la società storica. Un altro derby, perché ci sarà pure la Santa Maria lì. L'anno prossimo ci dovrebbe essere un bel girone. Abbastanza
San Pio a Lumiere, Santa Marinellese, chissà Santa Marinella che cosa se fa? Non se arriverà, no, ha perso lo spareggio col Corneto Tarquinia, però potrebbe probabilmente un ripescaggio. No, probabilmente potrebbe esserci, chi lo sa, non dico una mezza fusione con Santa Severa, questa è un po' una voce che no, gira da qualche stagione. Comunque, insomma, i complimenti alla San Pio di Mario Castagnola, perché nonostante le difficoltà ha vinto 2-1 la partita col Casall'Umbroso e rimane in prima categoria. È una bella soddisfazione per una delle società storiche Civitavecchiesi. Bene, è tutto per oggi, appuntamento con lo sport con Giovanni Pimpinelli. Noi nella giornata di mentre la serata potrete vedere anche le finali, gara 1 di finale per quanto riguarda la B femminile per andare in A2 del Santa Marinella, che è già in onda da stanotte, abbiamo messa subito, avete la possibilità già di vederla. Ci saranno anche le Stelle Marine e c'è gara 1 della Stema, che purtroppo ha perso, che mercoledì comunque già gioca. Quindi una serata sportiva. Sì, 3 partite per chi ce la fa, sono tutte lì a disposizione. Buonanotte. Buonanotte a tutti. We'll be right back.